Ciao a tutti amici di tecnologia su misura.net. Nel corso di questo video, oltre a trattare la tastiera CM Stone Quickfire Ultimate, desidero proporvi una riflessione personale sul confronto tra una tastiera meccanica e una tastiera membrana, per capire quale dei due tipi convenga davvero. Prima di cominciare, proviamo a inquadrare la differenza tra le due tipologie di tastiera. In una tastiera membrana è presente sotto ogni tasto una superficie di gomma, che è la membrana, che quando premuta chiude un circuito e permette alla periferica di registrare e inviare l'input. Al contrario, il funzionamento di una tastiera meccanica è garantito da interruttori meccanici indipendenti con resistenza, pressione e corsa calibrati. Visto che ho sempre posseduto tastiera membrana, mi sono chiesto se valesse davvero la pena spendere diverse decine di euro per l'acquisto di una tastiera meccanica. Così ho messo da parte 100 euro e li ho scommessi su una CM Stone Quickfire Ultimate. Ho scelto la Quickfire Ultimate per i seguenti motivi. Innanzitutto perché è estesa, quindi abbiamo a disposizione un pad numerico sulla destra e i tasti direzionali. Inoltre perché è totalmente retroilluminata e in terza ragione, che è forse la più importante, perché è dotata dei tasti Cherry MX Brown, che grazie al feedback tattile dovrebbero garantire il miglior compromesso tra le esigenze gaming e comfort di scrittura. Per chi invece prediligesse prestazioni gaming si consigliano tasti con switch MX Black o MX Red, mentre chi pretende la migliore soluzione per scrivere si troverà di certo più soddisfatto con dei tasti MX Blue, i quali, oltre a un feedback tattile, garantiscono anche un feedback acustico. L'ultimo fattore che ci ha spinti ad acquistare questo modello di tastiera è stato determinato da un prezzo di acquisto non eccessivo, anche se abbiamo dovuto rinunciare alla presenza di tasti macro. Infatti tastiere retroilluminate, estese e con tasti macro arrivano a costare intorno ai 150 euro, a meno di particolari offerte. Vediamo adesso molto sinteticamente quali sono i vantaggi di una tastiera meccanica rispetto al corrispettivo a membrana. Innanzitutto la risposta della periferica è molto più rapido e preciso. L'input viene inviato solo dopo 2 mm di corsa del tasto e non dopo la sua completa pressione come accade nelle tastiere a membrana. È anche garantita la pressione di più tasti simultaneamente. Quando ad esempio leggete la sigla 6KRO significa che la tastiera garantisce l'invio di 6 input contemporaneamente. E se considerate, premere 6 tasti simultaneamente sono più che sufficienti perché siamo dotati di solo 10 dita. Ma quando invece vedete la sigla NKRO significa che quella tastiera permette di registrare quanti input si vuole simultaneamente. Inoltre, un tasto in una tastiera meccanica ritorna molto più velocemente in posizione dopo una pressione. Infatti, un tasto Cherry MX, almeno sulla carta, indica che bastano solo 5 millisecondi tra due input consecutivi, appunto, dello stesso tasto. Complessivamente, questi due fattori dovrebbero garantirci prestazioni notevolmente superiori rispetto a una tastiera membrana, sia in fase di scrittura, sia in fase di gaming. Vediamo adesso alcune caratteristiche specifiche del prodotto CM Storm. Innanzitutto abbiamo un cavo USB dalla lunghezza di 1,8 metri, rivestito in fibra sintetica intrecciata e con i collegamenti placcati in oro, e questo garantisce una resistenza alla corrosione dei pin, nonché un invio dell'input molto più rapido. Possiamo regolare la tastiera tramite 5 intensità e 3 modalità diverse di retroilluminazione. Inoltre questa tastiera è NKRO anche se solo su Windows, oppure 6KRO su tutte le altre piattaforme. Abbiamo la possibilità di disattivare il tasto Windows, e questa è una funzione davvero molto comoda per i videogiocatori, poiché permette di non chiudere erroneamente o ridurre icona la finestra di un gioco mentre appunto si sta giocando. Sono anche presenti 7 pulsanti per un accesso rapido alle funzioni multimediali. Prima di avviarci verso la conclusione di questo filmato, precisiamo che abbiamo testato la Quickfire Ultimate per alcuni giorni, così da potervi offrire un punto di vista quanto più attendibile possibile. Tuttavia rimane difficile descrivere il passaggio da una tastiera membrana a una tastiera meccanica, perché nessuna affermazione che faremo può basarsi su parametri realmente oggettivi, ma quasi esclusivamente su nostre osservazioni personali e soggettive. Per quanto mi riguarda, il feeling con la nuova tastiera non è stato immediato, per via dei tasti più piccoli rispetto alle tastiere che ho sempre usato. Solo quando ho superato questa differenza ho potuto rendermi conto dell'estrema reattività delle Switch MX Brown, della loro leggerezza alla pressione e del piacere che si ha a scrivere o giocare sfruttandoli.
Dopo pochissimo esercizio ci sentirà molto più rapidi in fase di battitura rispetto a qualunque altra tastiera a membrana. Altro fattore da non trascurare è la retroilluminazione. Anche se ormai scrivo senza guardare la tastiera, di notte è sempre molto comodo avere ogni tasto ben visibile e sotto controllo. E questo vale a maggior ragione per quei tasti che si premono più raramente. La tastiera meccanica però potrebbe non fare il caso vostro se cercate una tastiera silenziosa. Per quanto il rumore di battitura non sia affatto fastidioso, anzi personalmente lo trovo molto piacevole perché ricorda vagamente una vecchia macchina da scrivere, l'unico modo per non avvertirlo consiste nell'indossare un paio di cuffie ben isolate e ascoltare un po' di musica. Concludendo, è difficile dire se una tastiera meccanica può valere la spesa di 100 più euro e la convenienza dipende esclusivamente dalle esigenze di ciascuno. Se ad esempio si scrive molto, consiglierei una tastiera con tasti Cherry Mix Brown o blu senza ombra di dubbio. Ma se si è dei gamer o utilizzatori occasionali del PC, dedicherei la precedenza ad altre periferiche o altro hardware. Abbiamo concluso questo video, non possiamo fare altro che promuovere la Quickfire Ultimate a pieni voti e come sempre vi invito a farci sapere se questo video vi è piaciuto e vi invito a iscrivervi al nostro canale se apprezzate i contenuti che produciamo. Un saluto a tutti da Valerio.